Se il remix abbastanza a sorpresa di Liberato per quanto riguarda Jamie Tights e il pezzo di Salmo non fossero destati abbastanza per quel che riguarda la fascia serale tra il 20 e il 21 luglio, si è messo di mezzo anche Achille. E ovviamente in senso buono, perché Achille Lauro è uscito con il suo nuovo singolo che anticipa evidentemente il suo nuovo progetto, Amore Mio. Achille Lauro che non si era fatto più sentire con un album da Ragazzi Madre ad ottobre 2016, mi pare, album che non è che aveva ascoltato subito subito all'uscita, ma un po' dopo, che comunque mi era piaciuto abbastanza per comunque i mix di suoni e di generi che riusciva a mettere anche nelle stesse canzoni. Poi vabbè, col singolo Ulala ha sfondato proprio in maniera stratosferica. Si è mantenuto attivo sul suo canale YouTube, perciò comunque non ci ha abbandonato con un distacco netto. Però in un'intervista di Pop TV di un paio di mesi fa, ovviamente in base al giorno in cui state guardando questo video, aveva detto che sarebbe tornato con un genere probabilmente nuovo in assoluto per quanto riguarda l'Italia, che se avete sentito il pezzo non è la solita Afrotrap, che poi solita Afrotrap, genere comunque nuovo. È proprio qualcosa di diverso. Achille che ha preceduto l'uscita di questo singolo su Spotify con delle foto dei personaggi che alla fine sono lui, Boss Doms, Frenetic, insomma tutti i suoi collaboratori e penso anche amici, vestiti in una maniera selvaggia, perché il pezzo è selvaggio, veramente è una foresta, un mix di sonorità, di rime, ma anche un testo particolare, non ignorante, ma ovviamente non parla neanche di temi come la fame del mondo o la povertà, o cioè robe che comunque non ascoltiamo già di nostro, quindi che senso ha dire cose del genere? Tutto questo impappinamento verbale che dà figura da scemo per dire in sostanza che la samba trap, che appunto è stata definita così per quanto riguarda questo pezzo da Achille stesso, è davvero qualcosa che per quanto riguarda le mie orecchie è un suono particolarmente piacevole, diverso dalla trap, dal rap o comunque dal tropical house, sempre che ci siano artisti grossi in Italia, ma comunque quello che sentiamo continuamente ogni santa estate in radio, e Achille davvero l'ha cacciata grossa. Il testo, se avete notato, cita praticamente tutti gli animali che ha nominato quando ha postato giorno per giorno le foto dei personaggi truccati, travestiti, come vi pare. E a me particolarmente è piaciuto comunque il riferimento che le persone si credono volpi, ma la volpe, non arrivando all'uva, si autoconvince che è acerba. Quindi insomma, ci fa una figura non proprio top. Consueto e devo dire non sgradito il riferimento ai suoi ragazzi, alla sua compagnia, che comunque è serio, cioè Achille diciamo non è che non è mai stato solo, però veramente quando si esprime nei testi è un collettivo a parlare praticamente. Poi che dire? Farà un album intero così? Io spero che, come ha già detto lui e come evidentemente si spera faccia veramente un mix di sonorità che in Italia, soprattutto per certi artisti, che il web, le radio ci inonda nelle orecchie, è diventato qualcosa di ormai abbastanza pesante. E se ripenso al video di Ulalalala, insomma, tutti i là che volete, spero tanto che Achille continui con sta serata dei colori veramente psichedelici, perché veramente i video potrebbero diventare qualcosa di droga solo a guardarli. Bene ragazzi, questa era la mia opinione, la mia descrizione, come volete chiamare, sul nuovo singolo Amore Mio di Achille Lauro, che dovreste aver già sentito se state guardando questo video, se no comunque andate ad ascoltarvelo. Non dimenticate di lasciare un pollice in su, scrivetemi qua sotto nei commenti come l'avete trovato, cosa vi aspettate da Achille per il futuro. Il futuro fa molto imperatore di Roma. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di seguirmi sempre sui social che sono linkati qua sotto nella descrizione. Un saluto, al prossimo video.